Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne. Nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 28, terza parte, 12 gennaio 1900. Seguitando questo esempio, ne viene di conseguenza un'altra forma di umiltà eroica che prende pure il merito della conoscenza di se stesso. Figuriamoci un ricco, il quale è nato fra gli agi e le ricchezze, conosce bene di essere tale, di possedere ogni sorta di beni temporali, ma considerando le profonde umiliazioni alle quali si assoggettò nostro Signore Gesù Cristo per nostro amore, si innamora della santa umiltà, abbandona le ricchezze e tutti gli agi, si spoglia delle sue nobili vesti, si copre di miseri cenci, vive sconosciuto, a nessuno manifesta chi egli sia, si confonde coi più poveri, vive coi poveri come se fossero loro pari, fa le sue delizie e i disprezzi e le confusioni. Allora in costui si trova ciò che avviene nei santi, i quali tanto più si umiliano per quanto più conoscono che il Signore li colma delle sue grazie e dei suoi doni contro ogni loro merito. Tanto nel primo esempio dei due poveri detti avanti, quanto in questo ricco, si vede come la conoscenza di se stesso senza l'umiltà nuoce,
e a nulla giova. Ma quanto genera l'umiltà è preziosissimo. Ah sì, l'umiltà chiama la grazia, l'umiltà spezza le catene più forti. L'umiltà supera qualunque muro di divisione tra l'anima e Dio e a Lui la ritorna. L'umiltà è la piccola pianta, ma sempre verde e fiorita, non soggetta ad essere rosa dai vermi. Né i venti, la grandine, il caldo potranno portarla in nocumento né farla minimamente appassire. L'umiltà, sebbene la più piccola pianta, pure manda fuori rami altissimi, che penetrano fino nel cielo e si intrecciano intorno al cuore di nostro Signore. E solo i rami che escono da questa piccola pianta hanno libera entrata in quel cuore adorabile. L'umiltà è l'ancora della pace nelle tempeste delle onde di questa vita. L'umiltà è sale che condisce tutte le virtù e preserva l'anima dalla corruzione del peccato. L'umiltà è l'erbetta che spunta sulla via battuta dai viandanti. L'umiltà, mentre è calpestata, scomparisce, ma subito si vede spuntare più bella di prima. L'umiltà è quale innesto gentile che ingentilisce la pianta selvatica. L'umiltà è il tramonto della colpa. L'umiltà è la moneta della grazia. L'umiltà è quella luna che ci guida nelle tenebre della notte di questa vita. L'umiltà è come quello scaltro negoziante che sa ben trafficare le sue ricchezze. Non ne faccio più nemmeno d'un centesimo della grazia che gli viene data. L'umiltà è la chiave della porta del cielo, sicché nessuno può entrarvi se non si tiene ben custodita questa chiave. Finalmente, altrimenti non la finisco più ed andrei troppo per le lunghe, l'umiltà è il sorriso di Dio e di tutto l'empireo e il pianto di tutto l'inferno. Allora, questo lungo capitolo dedicato a questa virtù, ci fa quindi comprendere proprio nella sua atipica lunghezza rispetto, ecco, alla media degli scritti di Luisa, ci fa comprendere l'importanza capitale di questa virtù, di cui abbiamo già abbastanza fatto considerazione nelle meditazioni precedenti, e il cui discorso qui conclude con un nuovo esempio, quindi non il povero che conosce se stesso e dice la verità, e contrapposto al povero, era l'ultimo esempio, no? Che vergognandosi di manifestare la sua povertà e di non essere ricco, invece teme di manifestarla, ecco, e così nessuno l'aiuta e diviene soggetto di burla e di ridicolaggine chiunque lo conosce, no? E qui c'è l'esempio del ricco che volontariamente, il ricco e il benestante, si abbassa, provando ad imitare un pochino, in maniera sempre molto distante, dell'abbassamento di nostro Signore, quindi svilendosi, avvilendosi agli occhi degli uomini per amore di Gesù ed anche perché ha scoperto il segreto dei segreti, cioè che la grazia, e abbiamo visto che l'umiltà è ciò che attira grazie su grazie da parte del cielo. Qui c'è un eco della massima di San Pietro: non Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E poi c'è l'esempio, c'è una sorta di panegirico, possiamo certamente chiamarlo così, di elogio dell'umiltà con cui il capitolo termina. Meditare e commentare adeguatamente ciascuna di quelle brevissime ma profondissime frasi riportate da Luisa richiederebbe molto molto tempo, per cui ne prenderemo qualcuna per farne oggetto, ecco, della nostra meditazione, ma lo Spirito Santo certamente può portarci molto più lontano, illuminandoci alcuni aspetti, magari quelli più importanti per le singole anime che ascoltano questa meditazione, perché purtroppo col problema della superbia quasi sempre in atto
in ogni caso sempre e comunque in potenza, e ce l'abbiamo tutti. E dobbiamo fare in modo di lasciare che questa virtù sia completamente presente nella nostra anima e che sia bandito da essa l'orribile vizio opposto in tutte le sue manifestazioni, che è la superbia. Dobbiamo sempre ricordare che l'umiltà e la carità sono la base e la forma di tutte le virtù. Dio non gradisce nessuna virtù se non è accompagnata, abbiamo sentito, dal sale dell'umiltà. Questa è un'immagine bellissima, no? Noi possiamo avere le pietanze più buone di questo mondo, ma se non c'è il sale, non sono gradite al palato. Infatti, la più grande penitenza che si possa ricevere, se si hanno problemi di salute, di dover mangiare sciapo, perché se mangia sciapo, il mangiare diventa una sorta di penitenza perpetua. Perché se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? No, gli dico sempre, ne ha parlato pure Gesù nel Vangelo, quando si teme di mettere troppo sale, dico, meglio abbondare, perché è evangelico, no? Quindi Gesù ne ha parlato. Quindi adesso, a parte questa piccola facezia, questa immagine credo che sia bene sforzarci di ritenerla, perché è un'immagine molto bella, no? Quindi dà sapore a tutte le virtù, attenzione, preserva anche l'anima dalla corruzione del peccato. Sappiamo che il sale non ha soltanto il compito di dare il sapore, ma il sale si usa anche per non far ghiacciare le strade, no? E anche per la preservazione degli alimenti. Gli alimenti si mettono sotto sale quando si vogliono conservare nel tempo, no? Quindi preservare dalla corruzione, specialmente gli alimenti soggetti a decomposizione. Stanno, per esempio, famose le acciughe sotto sale, no? Che si mettono appunto in quel modo per farle durare nel tempo, no? Questo elemento è molto importante, è molto usato anche da Gesù, no? Voi siete il sale della terra, buona cosa il sale, eccetera, eccetera, no? E invece la carità, dicono i maestri spirituali, è la forma di tutte quante le virtù, perché se io non faccio una cosa per amore di Dio, sempre come fine primario, e immediatamente unito a questo per la salvezza delle anime, che è appunto agire avendo come fine la carità. Per esempio, no? Oggi è venerdì, se uno fa un digiuno deve farlo con umiltà, quindi nascondendolo agli occhi delle persone per quanto riguarda l'esteriore, per quanto riguarda l'interiore, non mettendosi giustamente in testa che sia chissà quale grande santo se fa un piccolo digiuno, perché insomma, pensiamo oggi è venerdì alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, ecco, e alla compassione immensa e lacerante e dolorosa della Divina Maria, capiremo che un digiuno, ecco, sia il digiuno canonico che nel salto di un passo, sia il digiuno di 24 ore a pane e acqua, sia il digiuno integrale, quindi quando ci si astiene da ogni forma di cibo per un certo periodo di tempo, sono tutti, ecco, gesti poco più che simbolici. E come tale vanno vissuti dall'anima, non è che uno si deve pensare di essere chissà chi o chissà che cosa. Anche a livello interiore, se offro al Signore un digiuno. Quando ero giovane sentivo molto spesso ripetere questa frase: fa mezza parte dell'obbligo suo e manco tutto. Ecco, perché dinanzi alla passione di Gesù, una piccola partecipazione alle sue sofferenze è veramente cosa da nulla in confronto a quello che lui ha patito per noi, no? Quindi, in questo senso, il digiuno deve essere accompagnato dall'umiltà esteriore, nel senso che lo si cela agli occhi degli uomini. E qui significa che lo si fa per carità, no? Perché se io lo cielo agli occhi degli uomini, vuol dire che questa cosa rimane in segreto fra me e il Signore. Quindi lo faccio per Lui e perché si fa il digiuno, ecco, non soltanto per la sua gloria, per espiare i peccati e per manifestare, come dice Gesù, la nostra nostalgia, no? Quando dice gli invitati a nozze non digiunano quando lo sposo è con loro, ma quando non c'è. Appunto per esprimere la loro nostalgia, per dire a Gesù: guarda, piuttosto preferisco
non mangiare che stare senza di te, come ci stiamo, insomma, adesso. Quindi tu sei più importante anche dell'alimento materiale, no? Ma il digiuno serve anche per la conversione dei peccatori, offrirlo. Ed è per questo molte volte, e per la riparazione dei peccati non solo nostri, ma anche altrui. Ed è il motivo per cui la Madonna lo chiede. Quindi, umiltà e carità, l'esempio del digiuno, è solo uno degli infiniti esempi, no? Pensiamo a un'opera buona che si fa. Noi le opere buone le facciamo al cospetto di Dio, per essere da Lui visti, da Lui sì, e per essere da Lui approvati, e se lo vorrà, per la sua misericordia comunque, un giorno ricompensati. E per il bene del prossimo, questo lo si vede, che se è autentica, senza quando il prossimo non ci ringrazia, non ci ricambia, non ci deve essere nessun turbamento nella nostra anima. Zero. Anzi, gioia, perché se non ti ricambia e non ti ringrazia, avrai doppia ricompensa da parte del Signore. Quindi, ecco, questi sono alcuni aspetti, insomma, no? Quindi l'anima come sale che dà sapore a tutte le virtù e che preserva anche l'anima dal peccato, perché se uno è umile si risparmierà moltissimi peccati. Bellissima anche quell'altra immagine. L'umiltà chiama la grazia, numero uno, proprio la chiama, la attira. Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Quindi, ricordiamo sempre che l'umiltà è da esercitare principalmente e soprattutto davanti a Dio, nel segreto del nostro cuore. Imparate da me, diceva Gesù, che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime, no? Quindi, un buon esercizio di umiltà, vi invito a cercare online le. Si trovano, credo, anche sul mio sito da qualche parte, comunque le litanie dell'umiltà del servo di Dio, il cardinal Merri del Val. Sono molto molto belle. Possiamo leggerne qualcuna insieme per comprendere come mai che questa umiltà viene così fatta oggetto di tanti lodi e pareggini, no? Dal desiderio di essere stimato. Vedete, qui si parla di desiderio. Quindi l'umiltà è un fatto profondamente interiore. Dal desiderio di essere stimato, liberatemi Gesù. Che significa? Significa che quanto c'è in te sinceramente il desiderio di essere stimato dagli uomini. È tanto più quanto c'è, come dice Gesù nel Vangelo, voi farisei, voi cercate la gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. A noi non deve interessare che ci stimino gli uomini, ma che ci stimi nostro Signore, che approvi nostro Signore quello che facciamo, vivere davanti a Lui in coscienza, davanti a Lui. Per cui, come diceva il buon San Francesco, anche se tutti dicono male di te, quello che fai è gradito agli occhi del Signore, tu buono rimani e viceversa. Questo nessuno di noi, come dire, può ingannare Dio, né può ingannare, se ci fa attenzione se stesso, a raccontarsi un sacco di balle. Perché tu lo sai se quando agisci agisci in vista della stima degli uomini. E questo corrompe, attenzione, come l'umiltà preserva, così la superbia corrompe le nostre azioni, non le rende gradite al Signore. Non avremo ricompensa di esse. Come dice Gesù a proposito del digiuno, quando lo si ostenta, hanno già ricevuto la loro ricompensa, così dell'elemosina e così della preghiera. Poi, dal desiderio di essere amato, tutti quanti noi desideriamo essere amati dalle creature o dal creatore. Nel cuore dell'uomo c'è il desiderio dell'amore, no? Ma tu quale amore cerchi? Molta gente dice: ma io non sento da nessuna parte l'amore di Dio, sono freddo, sono arido. Adesso va tutto bene. Ma tu sei sicuro che
L'amore di Dio non lo senti perché Dio non te lo fa sentire, perché tu trascorri la vita cercando o elemosinando l'amore da parte delle creature, che è una forma di superbia. Ci avevi mai pensato? È una forma di superbia, desiderio di essere amato. Liberatemi, Gesù. Quindi cercare l'amore delle creature, dice, mamma mia, questa è una forma di superbia. E certo, è certo. Perché Dio ti ha creato per ricevere il suo amore, per amare Lui e per amare tutte le creature per amore di Lui e per ricevere tutti i ti amo delle creature, comprese quelle inanimate, non soltanto quelle animate, come ti amo suoi. Quindi riconoscerli nelle creature come ti amo di Dio. Ed accogliere nelle creature intelligenti, sempre come ti amo di Dio, quindi in maniera e misura ordinata, non disordinata, sottomessa alla sua legge, e sempre, come dire, in qualche modo derivata. Cioè, l'amore delle creature lo rendo gloria di Dio perché lo riconosco come un'attuazione particolare per me del ti amo di Dio. Poi dal desiderio di essere decantato, ecco, peggio ancora, no? Decantato è più ancora che lodato, lo diciamo anche nel parlare comune, no? Quando qualcuno gli ha fatto una sviolinata. Quanto le desideri le sviolinate? Attenzione, noi possiamo anche ricevere una sviolinata, perché se tu sei umido, una sviolinata non ti fa né caldo né freddo. Né caldo né freddo. O meglio, se è una sviolinata oggettiva per una cosa buona che tu hai fatto per amore di Dio, benissimo, può farti semplicemente piacere perché ti aiuta a comprendere che sei magari sulla strada buona, d'accordo? Ma senza farci troppo caso, perché i giudizi delle creature sono sempre molto limitati e molto parziali. Io parlo per esperienza, insomma, no. È molto facile trovare i grandi decantatori nel giro di non molto tempo, schierati al contrario tra le file dei più grandi detrattori, d'accordo? Quindi non bisogna fare nessun caso. Dal desiderio di essere onorato, oh, quindi. Ah, mi hanno mancato di rispetto, mi hanno tolto l'onore, mi hanno diffamato, mi hanno calunniato. Attenzione, questo non significa che a nessuno sia lecito togliere la buona fama del prossimo, perché il diritto all'onore, al buon nome, alla buona fama è un diritto sacrosanto di tutte le persone, comprese le persone cattive, compresi i peccatori, compresi i soggetti di pubblico scandalo. Non è che se uno ha commesso un pubblico scandalo tu sei legittimato a fare da cassa da risonanza e quindi era stato sbandierato ai 420, adesso con il mio apporto lo sbandieriamo agli 820. No, non è lecito fare questo davanti a Dio. Però quando te lo fanno a te, ringrazia il Signore che lo ha permesso. Così viene ucciso completamente in te quel desiderio profondo di essere onorato. Ma il nome di Gesù, quando era sulla terra, è stato calpestato, è stato accostato a Belzebul. Ma Gesù lo chiamavano pazzo. Lo chiamavano addirittura indemoniato. E nei salmi, nei cantici del Nuovo Testamento, specie chi recita la liturgia delle ore, noi diciamo che al santissimo nome di Gesù è dovuta lode, onore, gloria, potenza, ricchezza, sapienza, forza e benedizione. Eppure lo chiamavano pazzo, lo chiamavano Beelzebul, e tutta la disputa con i farisei, tu hai un demonio, tu qua, tu là, destra e sinistra, quindi è stata completamente azzerata, ecco, l'onorabilità umana, diciamo così, di Gesù, no? Molti quando passavano guardavano storto e dicevano, ah, questo sarebbe il matto della Galilea, quello strano che fa delle cose strane, insomma, no?
Poi dal desiderio di essere lodato, liberatemi Gesù. Dal desiderio di essere altra cosa, preferito agli altri. Oh, questa è la superbia gemella dell'invidia e della gelosia. Non soltanto vogliamo essere stimati, lodati, amati, ma più degli altri. Io devo essere il numero uno nel cuore o nella stima dell'altra persona. Poi dal desiderio di essere consultato, questo riguarda sia, liberatemi Gesù, riguarda sia le persone costituite in autorità, no? Ha fatto questo senza dirmi niente, sia anche altri tipi di relazioni, no? Non necessariamente di autorità, quando si vive magari a contatto con altre persone, cioè, ah, ha fatto questa cosa e non mi ha detto niente. Non... E dove sta scritto che tu devi essere consultato, che qualcuno debba dirti qualcosa? Accetta questa umiliazione dalle mani di Dio se dovesse succedere, no? Poi, dal desiderio di essere approvato, quante cose che noi facciamo perché cerchiamo l'approvazione delle creature, o temiamo, ecco, quello che dice la gente. Giusto? E quindi quante altre cose poi si fanno, ed è superbia, perché così lo fanno tutti. Quindi se lo fanno tutti, approveranno anche quello che faccio io, perché io mi conformo al gregge. E invece se mi dissocio, sarò umiliato, non sarò approvato, sarò considerato strano. Poi, dal timore di essere umiliato, liberatemi Gesù. Umiliazione, quando qualcuno ti tratta male, quando qualcuno ti insulta, quando qualcuno ti oltraggia esplicitamente. Direttamente, no? Quando qualcuno ti mortifica. Signore, qui guarda sempre lo stesso discorso. Qui stiamo parlando di quando si subiscono queste cose, ma queste cose non si possono fare per nessun motivo. Non è che si può insultare, mortificare un'altra persona. Vero è che, per esempio, come accennavo nei giorni precedenti, negli istituti religiosi, specialmente nei famosi noviziati di un tempo, ecco, questo senza fare peccato, perché veniva fatto appunto allo scopo di far crescere nell'umiltà il candidato alla vita religiosa, te le facevano tutti i colori, tutti i colori, ti sottoponevano alle prove veramente più umilianti. Oggi sarebbe forse anche difficile farlo, perché con questo clima anche civile che ci stavo, se becca una denuncia per maltrattamenti, ecco, ma questi sono i segni dei nostri tempi. Però lo facevano appunto per aiutare il candidato a mettersi sotto i piedi il mostro della superba, no? Della superbia, no? Poi dal timore di essere disprezzato. Ecco. Mai fare una cosa o non farla semplicemente per il timore del disprezzo delle creature. Perché se una cosa io ho la certezza morale che Dio la vuole, quella cosa si farà anche se mi dovesse causare critiche, giudizi, derisioni, disprezzi, eccetera. Poi, dal timore di soffrire ripulse, quindi le varie forme di repulsione, liberatemi Gesù, continuo, vado un po' più veloce, dal timore di essere calunniato, la calunnia è una cosa terrificante, ma se il Signore la permette, ringrazialo. Dal timore di essere dimenticato, non si ricorda più nessuno di me, nessuno mi fa una telefonata. Nessuno mi chiama ad uscire, eccetera, eccetera, no? Poi dal timore di essere preso in ridicolo, questo vale specialmente quando si fanno gesti sacri, no? Quante persone, per esempio, in chiesa non si inginocchiano, non fanno perché si vergognano di essere ridicolizzate, no? O quante donne si vestono alla moda, non si vestano in maniera femminile, modesta ed elegante perché si vergognano, d'accordo? O chi ha per esempio la lodevolissima consuetudine, oggi molto rara, sempre tra le donne, di andare per esempio di stare in chiesa con il capo velato, non lo fa solo per timore di essere presa in ridicolo, quindi subire risatine, risolini, ridicolizzazioni, no? Dal timore di essere ingiuriato, quindi di ricevere delle ingiurie brutte, delle partacce.
e dal timore di essere sospettato. Quando qualcuno pensa male di me, mi attribuisce una cosa che non me lo sono neanche passata per l'anticamera del cervello, no? Qui c'è il famoso esempio di San Domenico Savio, che una volta un discolo bruciò della neve dentro una stufa a scuola e riempì l'aula di fumo. Quando venne il professore, il discolo accusò San Domenico Savio e lui si prese l'accusa ingiusta in silenzio, compresa la punizione. Poi, quando il professore scoprì questa cosa, dice: "Ma perché hai fatto così?" Dice: "Ma perché? Cioè, io vado bene, sono bravo, insomma, quindi potevo anche prendermi una cosa del genere, ma quello già è un disastro, cioè avevo paura che lo cacciaste per sempre dalla sposa, dalla scuola, quindi ho preferito prendermela io questa cosa, no? Quindi essere ritenuto io un discolo, un monello." E poi conclude con altri santi desideri. Si chiede la grazia a Gesù non di essere liberati dai malsani desideri, quindi dalle spine della superbia, ma di avere santi desideri, che sono il contrario di quelli che abbiamo sentito: che gli altri siano amati più di me, Gesù datemi la grazia di desiderarlo, e continua: che gli altri siano stimati più di me, che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire, benissimo, che gli altri possano essere impiegati ed io messo in disparte, non servo niente a nessuno, nell'ultimo posto del pianeta Terra, benissimo, d'accordo, che gli altri possano essere lodati ed io non curato, benissimo, che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, benissimo, datemi la grazia di desiderarlo, Gesù, e addirittura che gli altri possano essere più santi di me, perché a volte abbiamo anche, però dice, purché io divenga santo in quanto posso, quindi ci fa una piccola glossa a questa ultima invocazione, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo, no? I rami di questa umiltà, ci ha detto Luisa, si intrecciano intorno al cuore di nostro Signore e possono avere sempre libero accesso in quel cuore adorabile. Solo il cuore umile trova la pace in questo mondo. Solo chi è umile, ecco, porta le proprie colpe verso il tramonto e verso la notte perpetua, perché la colpa deve conoscere la notte buia da cui non c'è ritorno, la colpa. Ed è la chiave della porta del cielo, eh? Se non abbiamo questa chiave in paradiso non c'entriamo. Chiudiamo riprendendo proprio la chiusa di Luisa: l'umiltà è il sorriso di Dio e di tutto l'empireo ed il pianto di tutto l'inferno, perché la regina degli uomini è la Divina Maria. Subito dopo, ovviamente, l'imperatore assoluto e incontrastato che è il nostro Signore Gesù Cristo, mentre il re dei superbi è Lucifero e tutti gli amici suoi. Quindi, a seconda di come stiamo messi con questa virtù e con il suo opposto, la nostra anima sta più dalla parte di Gesù e Maria o più dalla parte di Lucifero. Qui è bene entrare in profondità nel nostro cuore, perché possiamo ingannare gli uomini e a volte possiamo anche ingannare noi stessi raccontandoci qualche profumatissima balla. Ma non possiamo ingannare l'Altissimo che conosce i pensieri e i desideri del nostro cuore. O Divina Maria, sappiamo, sempre utile ripeterlo per tua lode, che tu sei la regina degli umili, che tutte queste cose le hai perfettamente praticate e vissute, tutti quanti quei santi desideri li hai avuti e quelli malsani non hanno mai abitato nel tuo cuore.
Basterebbe pensare abbastanza spesso a te, a come hai vissuto, tu che eri la più santa, la più grande di tutti e nessuno si accorgeva di nulla, basterebbe soltanto considerare questo piccolo particolare, no? O varie vicende della tua vita, tipo quando sei andata nel tempio e sottoporti alla purificazione, o quando sei scappata come una raminga in Egitto, o quando sei andata a Betlemme non sapendo dove partorire, tutte queste altre cose, no? Ecco, e fa che possiamo essere riconosciuti come tuoi veri figli e devoti, avendo con noi la livrea di questa straordinaria virtù, perché tu non riconosci come tuoi coloro che hanno livree che puzzano di superbi, che purtroppo ci rendono simili al tuo avversario e molto dissimili da te e dal nostro Gesù. Aiutaci sempre e in tutto ad essere umili come il cielo ci vuole. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.